Ragazzi, lo scopo di oggi sarà quello di ingrandire il mostro più grande di sempre. Tipo Godzilla, oppure King Kong. Dobbiamo ingrandire a suon di banane una scimmia. È una lucertola. È una tartaruga. E qualsiasi altro animale che esiste sul pianeta Terra. Oggi giocheremo a Kaiju. Che cosa sono i Kaiju? E che Kaiju ne so. Sarebbero i mostri mitologici giapponesi. E vai. Ragazzi, qual è il vostro mostro preferito? Scrivetelo sotto nei commenti. Iscrivetevi al canale e lasciate un sacco di pollici in su per avere il mostro più enorme di sempre. Iniziamo. Tra l'altro l'immagine di questo gioco è un Godzilla contro un King Kong. Ma è il nuovo film. Vabbè, arriva il cane che batte tutti. Oscurità eterna. Che cos'è? Scimmia! Scimmia! No, devo prendere le banane, dove sono? Salve, mi chiamo Babu. Vivo a Malibu. Non chiedetelo a San Giovanni. Vabbè, vivo a Malibu e devo mangiare cose tossiche perché devo diventare un scimmione. E poi guardate, guardate là, c'è la città, quindi dobbiamo distruggere la città. Quanto è bello questo gioco. Perché ci sono gli alberi di Minecraft? Vabbè, ok scimmia, dobbiamo andare a prendere le nostre banane. Sei pronta? È momento di andare dal fruttivendolo. Ah, e se andate al fruttivendolo ci sono delle pietre. Sì, il fruttivendolo è anche le banane del destino. Era destino che io giocassi con una scimmia e la banana. Le pietre del destino su Amazon. Che tra poco andiamo in Amazzonia. Pronti, partenza. Via scimmia. Dai, fai vedere Babù come prendi gli alberi di Minecraft. Ma quelle ci sono le pillole per non essere più degli scimmioni. Invece no, io voglio spaccare portoni. Aiuto, no, devo spaccare palazzi. Ma questa che è? King Kong verso Gamera. Aia! Gamera! Se torna in Gamera 2, Gamera! Spaccalo! Finiscilo! Che botta! Brutality! Sì! No, scusate. È troppa scimmia questo video. Bravo King Kong! Bravissimo! Ma io voglio arrivare a prendere il mostro più forte di tutti, che non so quale sia, forse Godzilla, non lo so. Scopriamolo insieme, quindi... 63 gem! Sono una lucertola. Come sono una lucertola? Aspetta un attimo! Dammi il te... Che è quello? No, sembra un drago! Ho visto una coda... Guarda, luce, una coda! No, ragazzi, io non so se resisto contro questo tizio. Però siamo a livello 2. Dobbiamo sbloccare il mostro più grande che possa esistere. Quindi... Lizard! Che fine ha fatto Spider-Man? Ragazzi, le lucertole escono solo per l'estate. Infatti, eccone una qua. Sono pronto! Non fate mai arrabbiare una lucertola! Ciao! Lucy, Lucy la lucertola. Senti Lucy la lucertola. Sei pronto per assumere tanti raggi gamma? Quante mosche mangi, eh? Pronti, partenza, via. Ok, dobbiamo prendere assolutamente tutta la tossicità che possa esistere. Attenti alle cose di Minecraft. Mi sono trasformato. Evoluzione. Ora sì che sono un aiuto, aiuto. Prendi tutto. Godzilla. Ma come contro Godzilla? No, io voglio essere Godzilla. E vabbè, infatti, oh mamma mia. Io sono il fratello gemello di Godzilla. Aiuto. Aiuto, è più forte di me. Finiscilo. Ragazzi, sto gioco è troppo bello. Sono curioso di vedere il prossimo mostro. Non fate mai arrabbiare una lucertola. Potreste ritrovarvi una brutta sorpresa. Godzilla! No! Pure in acqua! Possiamo diventare pure un polpo gigante! E che è quello? Un gormito? No, che cos'è quello? Un Transformer? Sembra un Transformer tipo Megazord. Ragazzi, attenzione! Dobbiamo andare contro Optimus Prime! Questo è Optimus!
Focus. Questo gioco spiega come funziona l'inquinamento. Se voi buttate delle sostanze tossiche a mare, potreste ritrovarvi mamma che vi risucca la faccia. Però, quindi non inquinate, anzi inquinatevi davanti al grande polpo. Io direi che è giunto il momento. Mi viene paura quest'estate ad andare a mare, lo so io. Pronti? Partenza? Via! Ok, Polipetto, voglio vedere che tipo di mostro diventi. Vediamo come diventi. Posso spaccare questo? Lo posso spaccare! Non ci credo che diventa più grande. Dobbiamo andare contro quel Transformer. Ma che è un Transformer veramente? Robot gigante! No, devo diventare più grosso! No, devo diventare più grosso! Non ho raggiunto il massimo! Ma che fai? Ma quello è Octodad! Non è un polpo gigante! Guardate, dovevo prendere ancora cose tossiche! No, no, non ci siamo, non ci siamo affatto! La situazione si fa complicata! Adesso abbiamo pure la polizia contro... Ma che cosa succede se prendo solo le pillole? No, posso diventare minuscolo? Guarda, ragazzi, andiamo contro il lucertolone così. Mentre siamo piccolissimi. Vediamo che succede. Papà! Papà! Aia! Papà! Aia! Papà, troppo male mi fai! Dai, lottiamo! Lotto di... No, ora non ho capito chi è. È Carletto dei Sofficini. Nuovi Sofficini, extra croccanti, anche al forno. Va bene, Carletto, ti capisco, dai. Dobbiamo dare dei soffici schiaffi a Godzilla. E dobbiamo dare proprio forti. Perciò io direi che è il momento di dare il nostro massimo impegno. Perché il destino di Carletto è avverso. Non so come fanno le userto. Carletto, pronti? Partenza? Vai, Naruto Run! Corri, diventa più grosso! No, ho perso, no, ho perso la tossicità! Ok, più tossicità, più tossicità! Così, così, spacca tutto! Ce l'abbiamo, livello 3! No! Non ci sei arrivato! Come faccio? Aiuto! Ma ero un adolescente! Ma che cos'è sto schifo? No, ma io voglio diventare una tartaruga! Che cos'è questo coso? Non mi dire che diventerò un gigante robot, forse una tartaruga, non lo so. Una tartaruga ninja. Ok, allora, siamo pronti, abbiamo 252 gemme. Voglio un like, ora, lasciate un like immediatamente. Per far diventare questo qua, un Optimus Prime. Pronti, partenza. Go, vai, robottino. Non prendere le cose della polizia. Dobbiamo andare. Bello, mamma mia, che robot. Ma aspetta, ma io sono un robot contro Godzilla. Che senso ha, scusa? Che senso ha? Becco di questo, un certo. Fammi dare un po'. Aia, potentissimo, lo finisco. Balla pure, dai. Livello bonus, gemme su gemme. Yeah. Paparino, adesso prenderò tutte le gemme possibili, immaginabili. Guarda, ah, quante gemme. Ragazzi, può essere che divento più grosso di Godzilla stesso? No, aspetta, aspetta. Aspetta. Babbo, tu sei veramente... Aia. Aia, ho studiato io. Lo studio per le vacanze, basta. Ecco. Yeah, yeah, balla Godzilla, balla, fai vedere che balla. No, lui non balla, peccato. 620 gemme, sono tantissime. Però ormai, ragazzi, arriviamo al livello 7. Visto che ormai dobbiamo sbloccare la tartaruga, che sarà sicuramente a livello 10. Quindi almeno voglio la tartaruga. Ormai li voglio provare tutti i mostri che ci sono qua. Voglio vedere quanti mostri giganti ci sono. Quindi vai. Va, raga, allora proviamo proprio il polipo più enorme che possa esistere, che io non l'ho provato ancora. Vai, vai, sì! Eccolo, il gigante octopus, il Kraken! Ora ti cracco la schiena, ti cracco! Ti cucino alla cracco, dai, va! Quindi l'evoluzione... Oh, finalmente! Desideriamo la tartaruga, eccola qua! Ciao, bella! Che fine ha fatto Nemo, eh? È andata da un'altra parte, bella! Ok, facciamo la tartaruga che sicuramente diventerà... La diventerà Bowser, perché lei è così, purtroppo. Quindi vai, Bowser! Andiamo contro Super Mario e rapiamo la principessa. A proposito, c'è anche una principessa qua.
tipo un eroe, un mago, un cavaliere, un giullare, una principessa in un'epica avventura per salvare la Terra. Porca miseria, rispetta le tartarughe normali, quindi vai! Prendi tutto il tossico, tutto l'inquinamento che hanno dato e fatti valere, diventa enorme! Eccola, guarda qua, sto diventando una tartaruga ninja, ragazzi. Una tartaruga enorme, 3 livello massimo! Becca di questa, Godzilla! Io sono Gamera e non vado più in Gamera! Vai! Ho finito, basta. Ho fatto tutto quello che dovevo fare. Everland! Perché rotolo? Cosa sta succedendo in questo... Ok ragazzi, io direi che questo video su Kaiju Run lo posso anche concludere qua. È stato divertentissimo, mi piace un sacco. E nulla, qua al posto dove esiste tutto, iscriviti al canale se non l'avete ancora fatto, c'è un sacco di pollici in su. E noi ci vediamo a un prossimo video. E ciao!